tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Fermo! L'università è una fabbrica! Attacco! Trapano! Trombino! Accendo! Con l'auto! Le nostre gambe si muovono insieme a quelle degli studenti francesi, americani, giapponesi, contadini vietnamiti, operai della Pirelli. A me è sembrata la fermata di un autobus. Ma quale autobus? Stiamo liberando i giovani su scala mondiale. Ma qua. Da che cosa? Ma da uno studio inutile a capire la vita. Se diventi uno studente fai l'amore di più, fumi più erba, stai meglio di salute e diventi alto 3 metri. Ma non mi avevi promesso di lavorare? Non mi avevi promesso la lucidatrice? E adesso come la luce del nostro mondo? Oh, è lucidati il cervello. Ma sì, Lauretta, non te la prendere. Non te la prendere? Gianni mi aveva promesso di sposarmi. Ma se non parla mai. Che fortuna. E adesso è andato tutto in fumo. Vieni con noi che mandiamo in fumo qualcos'altro, dai. Passa sotto i banchi, chiami e scende, sai bisogno di lei. E sempre avanti ride, sotto i denti, se l'accendi lei ti dice chi sei. Senza muoverti ti fa viaggiare, lentamente però. E se ti prende bene voli e non puoi dirle di no. Carnevalata è finita. Si riparte! Bravi tutti a casa, la televisione, davanti al domandone, il sapientone. Chi ha vinto già 1 milione, chi è in cassa integrazione, chi spara dal balcone. Intanto fuori in piazza c'è chi c'ha la mazza, per poco non ci ammazza. E dentro al ministero si dice: non è vero! Questo ragazzo è pazzo, senza educazione, dico il professore! Vacunazione! E poi la polizia mi ha riportato via! E poi la polizia se l'ha portato via! Mio figlio! È mio figlio! È il mio fidanzato! Nell'affrontare un lavoro bisogna presentarsi bene! Ricordati che quello che sei è quello che fai! E tu cosa fai? Chi sei? Sei laureato? Sei specializzato? E allora sei un fannullone, un comunista, uno di quelli che ha come unico scopo nella vita quello di farsi crescere i capelli, ascoltare musica rumorosa e fumare qualche strano vegetale. Mi sbaglio forse? Perché non rispondi? Perché non lo dici? Perché non rispondi? Erano facili. Perché non ci parli? Perché non lo dici? Vai Johnny, parla! Vai Johnny! Vai Johnny, parla! Parla Johnny! Vai Johnny! Vai Johnny, parla, 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 parla Johnny, parla! Johnny, 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 Johnny! Ma perché non parli? Perché non lo dici? Difenditi! Hey!
vincere un viaggio di ritorno dalla Luna, noi vogliamo sapere quanti anni ha Mike Buongiorno. Zitto tu! Quanti anni ha Mike Buongiorno? Come si chiama la Carrà? E che cosa vuoi fare della vita? Una festa! Sì!